importante di quanto può essere una musica, anche perché non saremo nient'altro che DJ, non saremo nient'altro che tutto quello che c'è in giro, perché saremmo così diversi, ovviamente, no? Bene, una volta introdotto, diciamo, il Big Bang del nuovo ruolo degli MC, possiamo passare a un'altra cosa, che è semplicemente cercare di farvi capire perché la gente, quando sente una determinata parola da una persona, fa così il crollo di giuggio. Io parecchie volte, quando suoniamo, vedo che suoniamo una canzone che prende particolarmente la gente, riusciamo a dare un messaggio che la gente recepisce particolarmente, e nella gente vedo spesso che qualcuno si esalta e qualcuno si guarda intorno per dire: che è successo? Cosa mi sono perso? Ecco. La base per unire tutti in un enorme minimo comune, minimo di codice condiviso, è semplicemente far capire alle persone che sono a dancehall che questo che ho in mano io adesso è l'elemento principale con cui intrattenere la gente. Ora, un altro esempio. 2007, New York. Vi faccio una piccola premessa. Esiste questa competizione da un po' di anni, che adesso è anche ritornata finalmente per tutti gli appassionati come noi, che si chiama World Clash. Tanti sound system da tutto il mondo, più o meno i più famosi e più importanti, si sfidano in un'unica serata a colpi di musica. Ora, qui siamo nel 2007 e va da sé che in una competizione con tanti sound possa essere normale che dopo un po' la musica che suoni perda il valore stesso della musica che è. Con questo cosa intendo dire? Che dopo 3 ore il sound che suona la musica, è ovvio che probabilmente il messaggio non arriva più come dovrebbe arrivare, musicalmente parlo, musicalmente, perché siamo umani tutti quanti, e dopo 3 ore di musica di qualcuno che ci parla sopra, probabilmente, uno le orecchie non ci reggono più, anche le gambe dopo un po', visto che si parla di sound clash, dove una linearità musicale non c'è. Ed è fatta solo per gente che può starci lì. Fatta solo per gente perché? Fatta solo per gente che può godere dal fatto che si ferma la musica e qualcuno parla. Questo ovviamente. Bene, siamo in un momento qua, mi sembra che sia il secondo o terzo round, quindi con una media di 6 sound sono passate 2 ore e un quarto di musica. Una parola è bastata, questo è psi, per cambiare completamente l'andamento del clash. Questo è Sammy D, Mighty Ground, Giappone. Non c'è. Ha detto foundation. Bene. Presenza di un MC. Ha detto foundation. E a questa parola, cioè le fondamenta di questa musica, intendeva dire. Dicendo questo, l'MC è andato oltre la musica. Perché ve lo sto facendo vedere? Perché dall'audio probabilmente non si capiva perché la gente impazziva così. Come è vestito? Dicendo foundation, non ha ancora cominciato a suonare musica, ma la gente sa già cosa sta per arrivare. Perché? Perché è vestito come si vestivano a New York quelli che andavano alle danze negli anni 90. Ora, voi capite che con la musica noi non possiamo produrre un senso di questo genere. Per quello io ripeto, l'MC è la caratteristica principale di un sound. La sua capacità di creare senso tra quello che dice e quello che suona è una cosa che non esiste in nessun altro tipo di musica. In questo preciso istante sono coinvolte musica, radici dei giamaicani, passione per la musica, perché ha detto foundation, e quindi la contrapposta a quello che probabilmente stavano suonando prima, quindi è andato sul facile, dicendo questa che stanno suonando è una musica che vabbè, da 3 mesi ce la dimentichiamo, mia bimba foundation, e già tutti lì, ok, poi facciamo sul serio, conoscono Mighty Ground, ecco. Pensate quante cose si possono capire da un singolo speech se si conosce chi lo sta dicendo, se ci si rende conto del momento storico in cui si è e se ci si rende conto di quello che è stato suonato fino ad adesso. Bene, questo me lo voglio godere con voi. Listen carefully, no! Drop the bomb!
dub. Devo fermare, già con l'entrata di questa base l'energia della gente sale, ma perché? Perché ha detto Foundation, entra una base che è un classico, il Taxi Riddim, e la gente si è saltata perché? Ha sentito la voce di Buju, ha riconosciuto che Driver, ha detto Foundation, si aspettano tutti un messaggio importante. Non è nato solo dalla plate, eh? Poteva floppare, cioè poteva veramente cadere nel nulla. L'importante è come lo sta suonando. Dobbiamo fermarci quando ve lo faccio sentire fino alla fine. Il senso che possiamo creare con la musica non è niente rispetto al senso che possiamo creare con parole e musica. Rolex Watch, Diamond Socks, non mi ricordo quale altro elemento, tutte cose che lui aveva addosso. Samitino sta parlando e si esprime molto più, in modo molto più efficace, stando zitto e aggiungendo qualcosa. Questo è esattamente l'abilità principale che, se viene messa al massimo delle sue potenzialità, distingue un sound da tutti i sound del mondo. Secondi di canzone. Non è solo che la canzone che avete sentito suonare per 4 secondi sulla stessa base che è entrata è Hammer Mouth, un DJ che è scomparso da tempo. Chi ha questo cantante su da play, su una canzone speciale per il suo sound, è un sound che c'era all'epoca. C'era, io non so, sarà morto negli anni primi 2000, primi 90, non mi ricordo, comunque sia. Ora, il senso che esprime la musica accompagnata dalle parole non è paragonabile al senso della musica stessa. Perché? Perché se non ci fosse stato Sammy T vestito così, avrebbe avuto un altro senso, semplicemente quello di un dubplate raro che molte persone possono dire di aver voluto fare e non ce l'hanno fatta perché l'artista è scomparso. E invece, assolutamente sì, teatralità, presenza scenica, non c'è nient'altro che fa più un MC bravo della sua diretta, se ce l'ha, se riesce a esprimerla, perché non è che sempre il round va avanti con altre canzoni come Tempo di Anthony Red Rose, giusto per farvi capire che lo speech più lungo di questo round è stato all'inizio, non ha avuto bisogno di parlare sulle altre canzoni per tenere alto il fuoco della gente, che la gente rimanesse così presa bene, non ne ha avuto per niente bisogno. La sua capacità e la sua teatralità, la sua capacità di esprimersi e di far capire il concetto espresso a inizio round ha fatto in modo che la gente tenesse in mente benissimo a ogni canzone che entrava che lui aveva parlato di Foundation. Ora, questa non è una cosa che si può fare con una canzone normale, questo è il ruolo di un MC. Il ruolo di un MC, e guardate qua chi c'ho, cioè il vostro maestro della prima lezione, il ruolo di MC è rendere particolare e indimenticabile, se va a buon fine, una serata, a parte la musica, no? Bene, un esempio di come. Competizione internazionale, Londra 2004, One Love Sound,
tutta l'Italia era con gli occhi aperti. No, beh, ma non era neanche così tardi perché era Londra, non è che stavano a letto come quando tre giorni fa aspettavamo di sapere come era andato per gli Under. Comunque, era già avanti. Cosa volevo dirvi? Tutti aspettavamo di sapere chi non c'era, com'era andata per One Love, momento storico. One Love è il primo sound italiano che rappresenta il movimento italiano nelle competizioni internazionali. Gli italiani al microfono che suonano musica reggae, o comunque la persona bianca è bruttissima da dire, però anche normale, non c'è niente da farsi qualche... da indignarsi o cose così. Comunque non hanno vita semplice e non è una questione di colore di pelle, è una questione di persona che ce l'ha dentro rispetto a una persona che non ce l'ha. Vi faccio un esempio: tantissimi sound suonano dub e dicono questa era la canzone preferita di mia mamma, ed entra Marsha Griffin, non Celentano. Questa è la differenza e questo è il motivo per cui un MC italiano può avercela più dura rispetto a un MC giamaicano. Perché in qualsiasi momento un MC giamaicano può parlare di cultura popolare anche e prendersi un foro, prendersi la reazione della gente solo perché ha ricordato un evento successo negli anni 80 che tutti conoscono. Tutti conoscono i giamaicani, ovviamente. Ecco, queste sono le difficoltà che si trova davanti una persona che non viene dalla Giamaica, che non ha radici giamaicane, che suona la musica dei giamaicani. Perché quello stiamo facendo.